Io sono Giancarlo Paglialunga e ho avuto la fortuna di conoscere questo magico mondo, il mondo della musica tradizionale salentina. Intorno ai 22-23 anni, lavoravo con i miei parenti nella ristorazione, poi una volta entrato in questo mondo ho pensato bene proprio di abbandonarli per poter stare perennemente l'estate immerso nelle feste tradizionali e nel percorso che mi ha portato poi in una ventina d'anni. Dove sono, insomma. Il tamburello ha significato tantissimo, significa ancora tantissimo per me. Quando ci si sfoga nel tamburo, alcune cose non si spiegano nemmeno, cioè io non saprei girarci troppo intorno, insomma. Quando io sono immerso nel suono, a volte mi perdo totalmente, diciamo. Giancarlo ha una voce che è naturalmente calda, naturalmente accogliente ed ha anche una presenza che ti fanno, come dire, calore, ecco, ti fanno calore. Bene, bene. La piccola onda di Dore Paduli è un gruppo, è un bel gruppo di ragazzi e ragazze che fanno parte di una casa famiglia e anche di famiglie, insomma, esterne. E l'obiettivo principale è non far perdere la tradizione della danza scherma, accompagnata giustamente dal tamburello e dalla voce. La Notte della Tratta sostiene la piccola ronda e qualche anno fa io con enorme stupore, insomma, li vidi alle prove generali direttamente sul palco di Melpignano e sono stato molto contento, insomma, di vedere questa splendida realtà. Questi tatuaggi sono, beh, questa è una strofa di un testo che ha scritto Alessia Tondo. Beh, ogni tatuaggio ricorda qualcosa, insomma. Qui c'è un tamburello, una parte del tamburello, qui c'è una strofa che è dedicata a una persona, qui c'è un'altra persona. Questa è mia mamma. La ricchezza che io sto apprendendo è proprio quello di prendere da tutte queste persone molte cose che nella musica non si possono scrivere, ma si possono ascoltare.